Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 12 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Movimento 5 Stelle caccia i furbetti dei rimborsi, il buco potrebbe essere di 500.000 euro. Buffagni dice via i mercanti dal tempio. L'escamotage usata da Cecconi e Martelli, secondo la trasmissione di Italia 1, era la revoca del bonifico entro 24 ore, ma nel frattempo i due avevano in mano la distinta da pubblicare su tirendoconto.it. I vertici del Movimento 5 Stelle chiedono l'accesso agli atti al Ministero dell'Economia. Presto i dati online, chi ha sbagliato verrà espulso. Il senatore Buccarella, stando a quanto risulta il fatto.it, ha già ammesso irregolarità. Scontro tra Di Maio e Renzi. Grasso, la questione morale c'è ancora, priorità antimafia e lotta a corruzione. Renzi a destra per possibile intesa con Forza Italia. Il presidente di Liberi e Uguali in Sicilia dice emblema delle diseguaglianze del paese. Un accordo con il Movimento 5 Stelle, posizioni ondivaghe. Vogliono rassicurare chiunque. Insomma, e apre solo a un governo di scopo per modificare la legge elettorale condivisa da PD e Forza Italia. Scandalo Oxfam, si dimette la numero 2 della ONG, dice mi vergogno. Commissione UE dice tolleranza zero o togliamo i fondi. Ora il caso rischia di allargarsi verso Londra. Un portavoce di Downing Street, interpellato oggi al riguardo e citato dall'agenzia PA, si è infatti rifiutato di dire se la Premier Theresa May abbia ancora o meno piena fiducia in tutti i funzionari del Ministero della Cooperazione Internazionale. Milano, vandalizzato il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il murales realizzato da un writer siciliano si trova in corso di Porta Ticinese. Qualcuno nelle scorse notti ha disegnato in mano al magistrato assassinato a Capaci una pistola rossa puntata alla testa del collega. Dopo l'intervento sui social del sindaco Sala, l'immagine è stata subito ripristinata. Renzi, il megaappalto di Pagina Gialla ha fatto la fortuna dell'azienda di famiglia. In un anno 5-6 milioni di euro alla società. Nel 2016 la E26, quattro dipendenti, ha vinto l'appalto per la consegna del 60% degli elenchi. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.